Bella a tutti raga, sono Dav, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Siamo ritornati con i Silver to Try, altri tre giocatori oggi andremo a trattare. E naturalmente quello che state vedendo in schermata è Halilovic, giocatore che se voi mi avete seguito nella mia carriera con il Barcellona vi conoscerete sicuramente. Era il nostro punto forte ed è proprio da questa squadra che l'anno scorso ha disputato le sue 30 presenze. È un giocatore che gioca praticamente a centrocampo, può fare diversi ruoli volendo, può essere anche adattato come centrocampista offensivo centrale, non come regista perché come vedete la difesa è abbastanza bassa, è un giocatore che è molto bravo con i piedi, quindi dotato tecnicamente, giocatore offensivo, capace di impostare l'azione e di provare anche la conclusione a rete. Infatti per ben 4 volte è andato a segno quest'anno e ha siglato anche un assist. Classe 96, ragazzi, davvero un fenomeno. Questo qui sarà uno dei giocatori più forti, secondo me, che potremmo avere a centrocampo fra qualche anno. Se lo chiamano tutti l'erede di Modric, di Luka Modric, ed è qui croato proprio come lui. Questo stagione è passato in prestito allo Sporting Lyon, quindi se andrà a fare le ossa in un'altra squadra spagnola. E che dire, speriamo che dimostri il suo valore. Naturalmente, come vedete, le sue statistiche sono ottime: 74 di velocità, 78 di dribbling, 75 di passaggio, 3 stelle piede debole, 4 stelle skill per lui. Che dire, un giocatore argento, ragazzi, 73 di overall, buono, buono come centrocampista. Secondo giocatore di oggi abbiamo Héctor Bellerín, giocatore spagnolo che anch'esso arriva dalla cantera del Barcellona, però 3 anni fa, quindi è già all'Arsenal da parecchio tempo. E naturalmente, questo giocatore è un'ottima prospettiva per il futuro. Infatti anche lui classe 95, quindi un anno più vecchio, possiamo dire così, di Halilovic. 30 presenze, 2 gol e 2 assist. E ragazzi, vi ricordo che gioca in Premier League, la squadra è l'Arsenal, quindi per la sua età davvero è un fenomeno. Ha disputato tantissime partite, segnando anche 2 gol e siglando 2 assist. 500.000 euro era stato pagato alla cantera del Barcellona, quindi praticamente un affare. Adesso il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni, quindi che dire, giocatore davvero ottimo. Il suo ruolo è quello di terzino destro, 74 di overall, lo vedete, 91 di velocità, quindi giocatore dotato di una velocità devastante, 65 di passaggio, 74 dribbling, 72 difesa e 66 di fisico sono le sue statistiche principali. 3 stelle piede debole, 3 stelle skill, giocatore molto offensivo, spinge parecchio, ma è dotato anche di un'ottima difesa, quindi i ripiegamenti difensivi sono davvero importanti. Come vedete recupera spesso palla, parte per il contropiede e va a crossare, a sfornare assist per gli attaccanti. Giocatore che mi è piaciuto parecchio e tra l'altro anche lui è stato protagonista della mia carriera col Barcellona B, perché lo avevo acquistato proprio come terzino destro. Vediamo adesso il terzo ed ultimo giocatore di oggi, altro giocatore che giocherà in Barca's Premier League. Intanto vediamo ancora qualche azione di Héctor Bellerín, che secondo me questo giocatore qua diventerà davvero un fenomeno, perché sta disputando davvero tantissime partite, quindi ci crede molto l'Arsenal su di lui. E tra l'altro proprio il progetto giovani dell'Arsenal c'è sempre stato da parecchi anni e ha sfornato davvero tantissimi talenti. Stavamo parlando quindi di Traoré, altro giocatore che giocherà in Premier League, giocherà tra virgolette perché il Chelsea davanti è davvero straordinario quest'anno, dotato di un attacco devastante, quindi non so quanto spazio possa trovare, però ragazzi, questo ragazzo qua ha disputato 37 partite siglando 18 gol e 7 assist, davvero tantissimi. Vi ricordo che anche lui è un 95 proprio come Héctor Bellerín, e ha giocato al Vitesse, quindi campionato olandese. Ragazzi, 18 gol e 7 assist per un 19enne, vi assicuro che non sono assolutamente pochi. Giocatore che ha sempre giocato praticamente al Chelsea, quindi nelle giovani del Chelsea. Poi, come vi ho detto prima, ha fatto un anno in prestito al Vitesse, dove ha siglato davvero tantissimi gol e tantissimi assist. 4 stelle skill, 3 stelle piede debole per lui. Giocatore che ha 85 di velocità, 75 di tiro, 72 di passaggio, 78 di dribbling e 71 di fisico. Che dire, giocatore straordinario. Io spero che possa giocare le sue partite, o perlomeno che venga mandato in prestito magari a gennaio per far forza a qualche squadra che milita magari
nella classifica medio-bassa della Premier League, comunque per fare esperienza e mettere sulle gambe diverse partite in Premier League. Questo episodio termina qui, raga. Io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, passate alla pagina Facebook, da Instagram, tutti i link in descrizione. Mi raccomando, seguitemi perché fra poco arriveranno tantissimi aggiornamenti, soprattutto per FIFA 16 che è alle porte. Io vi saluto, raga, e ci vediamo nel prossimo video. Bella. We'll be right back.